Abbiamo diversi interventi che stanno portando avanti i nostri vigili del fuoco, ovviamente le squadre di volontariato, di protezione civile stanno affiancando loro. E i sindaci per quanto riguarda gli interventi più, più importanti. Abbiamo ovviamente molti eh, alberi e rami eh, sulle strade che si stanno si sta provvedendo a togliere, ci sono alcune situazioni di tetti scoperchiati. Eh, ovviamente il maltempo si sta facendo sentire in maniera inferiore rispetto ad altre zone d'Italia in Abruzzo. La raccomandazione è che. Le persone debbono essere messe in sicurezza, quindi non frequentare i parchi, non frequentare i cimiteri in questo momento che sono ovviamente oggetto anche di crolli di alberi e essere veramente molto molto accorti. Ci sarà un peggioramento anche domenica prossima con una situazione simile a quella che stiamo vivendo in queste ore, per cui ancora di più mi raccomando la massima cautela.